dei prodotti quando più sani possibili e il bere bere miscelato. Però vorrei intanto dare un grazie per la sua presenza al dottor Nicola Fabbri, gli facciamo ancora un applauso, grazie. E potremmo già andare avanti nel frattempo che loro, i nostri amici dietro a Banco Bar ci preparano qualche drink un poco più particolare. Però la prima domanda per il dottor Nicola Fabbri, lei comunque è l'imprenditore, diciamo che per iniziare vorremmo anche poi dire che c'è una massima che è stata scritta da Robert Spatz. L'imprenditore è essenzialmente un visualizzatore, è un attualizzatore. Egli visualizza qualcosa e quando l'ha visualizzata sa esattamente come farla accadere. Questo è quello che noi, almeno io ho pensato, che lei vada a rappresentare l'azienda sua. Però la domanda è quella che i suoi prodotti, visto che lei rappresenta anche questo momento AIL dell'associazione Leucemici, e siccome nei suoi prodotti ci sono gli antociani che abbondano sia per quanto riguarda i fiori, nella mava, nel carcadee, così come nelle arance e nelle ciliegie. Ragazzi, queste sono domande per voi, che sono prodotti che sono presenti negli ingredienti che il dottor Nicola Fabbri usa per far sì di far bere in un determinato modo e far bere bene. Uno ha abbozzato qualche domanda, poi dopo potete anche voi fare qualche altra domanda, diciamo un poco più specificamente, visto che il dottor Nicola Fabbri è qui presente con noi. Dunque, questi prodotti antociani che voi riuscite a mettere in, come ingredienti nei vostri prodotti, sono spesso volentieri presenti, che sono degli antiumarali, è una ricerca che voi fate, è voluta da lei come rappresentante di questa mega azienda, la Fabbri? Allora, intanto rinnovo il mio ringraziamento per avermi invitato, voi mi avete fatto un grande regalo, perché per me è un privilegio poter essere davanti a una platea di ragazzi che saranno i professionisti di domani, saranno quelli che siederanno, o anzi staranno in piedi, dietro i banchi più importanti d'Italia e del mondo, perché noi sappiamo che i barman italiani sono richiestissimi nel mondo, perché noi abbiamo, grazie ai maestri che ci hanno preceduti, abbiamo uno stile diverso, abbiamo una creatività diversa, abbiamo nel nostro DNA la capacità di capire e di gustare dei gusti precisi, rari, speciali, che la nostra terra ci regala. L'Italia è una terra ricchissima di tutto, ed è veramente il paese più bello del mondo. Io viaggio da più di 36 anni in tutto il mondo e capisco che il nostro paese sia il paese più ricco che esista nel mondo, e i prodotti che ci dà la nostra terra sono unici, ma non solo come gusto, ma come proprietà organolettiche, e quindi utilizzare questi prodotti ed essere orgogliosamente italiani nell'utilizzare questi prodotti per creare degli sciroppi, dei prodotti di guarnizione come la Marena e portarli in tutto il mondo. Noi vendiamo i nostri prodotti in 120 paesi del mondo e ne siamo immensamente orgogliosi. Tu mi chiedevi se gli ingredienti noi li scegliamo per uno scopo. Noi non scegliamo gli ingredienti per uno scopo, o perlomeno noi abbiamo uno scopo solo, che è quello di creare un prodotto di qualità eccelsa. Non dico di buona qualità, perché buona qualità sono capaci di farla tutti. Noi dobbiamo cercare di dare un prodotto ai professionisti di oggi, quello che abbiamo dato a quelli di ieri e soprattutto a quelli di domani, che sia un prodotto di qualità eccelsa. Cosa vuol dire? Il prodotto di qualità eccelsa deve prima di tutto essere vero, originale,
E quindi quando in una etichetta voi trovate una pesca, dentro la bottiglia dovete trovare solo della pesca, non dovete trovare altre cose e un pochino di pesca. Quindi la originalità del prodotto, poi deve essere naturale. Noi abbiamo incominciato anni fa e stiamo quasi concludendo un'operazione profondissima al nostro interno di naturalizzazione degli ingredienti, quindi le nostre etichette sono etichette clean. Oggi si sente parlare di etichetta breve e clean, quindi pochi ingredienti, tutti naturali. Ovviamente questo porta poi la conseguenza che gli ingredienti nei nostri prodotti siano anche di conseguenza benefici anche per la salute. Sappiamo che molti dei nostri ingredienti fanno bene a tante malattie e quindi ne siamo orgogliosi. Siamo anche orgogliosi di essere una delle poche aziende in Italia ad essere listate nel manuale, nel catalogo dei prodotti adatti ai celiaci, di essere una delle poche aziende in Italia, sono l'unica ad avere due certificazioni, una kosher, quindi per avere la possibilità di far assaggiare e utilizzare i nostri prodotti da chi è di fede ebraica, e halal, e quindi la stessa cosa per chi è di fede musulmana. Grazie, ma devo interrompere adesso perché dobbiamo passare. Sì, perché poi facciamo un applauso, grazie. Perché dovremmo stare ore per spiegare alcune cose, però la riservo anche per un'altra domanda per dopo. Quindi adesso vorrei un attimo parlare con il signor Piero e di darci un attimino quello che è stato il know-how di papà. Che cosa ti ha trasmesso, visto che sei un figlio d'arte, che cosa hai potuto estrapolare dalla sua, visto che ci sei stato molto più vicino di tutti quanti, per quanto riguarda la professionalità del barman, che cosa hai rubato da papà? Ecco, grazie. Beh, innanzitutto volevo ringraziare l'Aibes per aver voluto ricordare papà in questa manifestazione e naturalmente la cosa appena mi è stata comunicata mi ha commosso, perché dopo quasi 35 anni della sua scomparsa ancora una figura così presente è naturalmente per noi della famiglia motivo ancora di più di grande orgoglio. Certo, lui ha trasmesso a me quello che ha trasmesso a tutti i suoi allievi, molti dei quali sono presenti qui, e naturalmente ha cercato di trasmettermi in maniera diretta, in maniera completa. Io vorrei un attimino ricordare la figura di mamma, Lia Ferretti, certo. Un applauso, Lia Ferretti, che è stata anche io ho già detto in un recente incontro che sono stato fortunato di aver avuto dei genitori di così grande spessore. A proposito della figura del barman, adesso mi hai fatto venire in mente un episodio importante che poi in qualche modo spiega anche probabilmente il titolo del premio che voi avete attribuito, che è Ives, esatto, che è un po' anche, insomma, era nato come premio savoir faire eccetera eccetera. Io vorrei spiegare a questi ragazzi quanto è importante unire alla capacità tecnica e pratica anche quella comunicativa per il barman, perché sono, diceva sempre papà una frase che mi insegnava sempre, dice: al bar di un albergo in particolare, oltre che a qualsiasi altro tipo di bar, di American bar, il cliente non deve passarci per forza, non deve venirci per forza, deve decidere di venire al bar. E per decidere di venire al bar deve avere qualcuno che sappia attirarlo al bar, che sappia comunicare con lui in maniera immediata per fargli venire, come dire, la spinta a chiedere un drink, a farsi consigliare un drink, a chiedere qualcosa di particolare in un momento di felicità, di tristezza o anche di svago, di abbandono. E l'episodio è questo, ed è un episodio che mi viene in mente perché ho incontrato qui qualcuno che me l'ha fatto, va bene,
ricordare immediatamente. Nell'azienda, in una delle aziende nostre, era un albergo creato da noi, famiglia, in particolare dai miei genitori e da me. Io ero un giovane direttore in quell'albergo, e in quella che era la reserva giornaliera, che i ragazzi che hanno fanno i corsi di accoglienza sanno di che cosa parlo. Parlo del risultato degli incassi della giornata in un'azienda, no? Che mi portavano sulla mia scrivania. Io cominciai a notare che la voce bar andava sempre più giù, rimanendo inalterate quasi tutte le altre voci. Quindi i clienti erano quelli, gli incassi delle camere erano quelli, degli altri reparti erano più o meno costanti, quello del bar. Un giorno papà arrivò e mi disse: vuoi risolvere questo problema? Il barman, che era un capo barman Ives di straordinarie capacità e competenze e professionalità, che oggi non c'è più e del quale naturalmente non faccio nome, stava attraversando un difficile momento familiare e aveva due persone che lo aiutavano al bar, un aiuto barman e una comì, donna. Il papà disse: mandalo via il capo barman, promuovi gli altri due ragazzi che riescono a sorridere, che riescono ad avere comunicativa, che sono in gamba, che sono capaci. Questa è la sua grande attenzione sempre verso i giovani. E io dissi: ma come faccio a mandarlo via? Dagli una settimana di riposo, bene, io mandalo a casa, bene, perché non ci sta con la testa. Bene, io chiamai questo barman nel mio ufficio, naturalmente gli dissi che forse era il caso che lui prendesse un momento di pausa e che, rischiando, perché avrei potuto fallire, perché i due ragazzi potevano a quel punto lì trovarsi in difficoltà con delle responsabilità più grandi di loro. Bene, voi non ci crederete, anzi chi conosce questo mestiere non ci crede, lo sa bene: dal giorno seguente gli incassi del bar con questi due giovanissimi ragazzi ricominciarono a crescere e ritornarono e superarono persino gli incassi delle settimane precedenti. Uno di quei ragazzi è una donna che oggi insegna in questo istituto e che è Michela Sandino. Grazie per la testimonianza. Vero, adesso vorremmo un attimino anche parlare con la stampa, il rappresentante della stampa, il dottor Girolamo, Giuseppe De Girolamo. Grazie. Ho sempre questo inghippo per quanto riguarda il cognome. Vabbè, vorremmo fare una domanda per quanto riguarda la stampa, oggi come oggi, visto che lei non è presente fisicamente, però ci segue via Facebook, eccetera, eccetera. Nel guardare la professionalità oggi di questi giovani emergenti, lei che cosa, o un suo pensiero come stampa, da esprimere oggi per questa nuova linfa professionale? Certo, io riferendomi a quello che diceva il dottor Ferretti, del quale io sono un estimatore, perché sono un estimatore di tutta la famiglia, perché come dicevamo prima anche la mamma ha seguito sempre tutte le associazioni dell'accoglienza, la MIRA, l'AIBES, anzi ha presentato tante manifestazioni che si sono fatte negli istituti alberghieri. Poi noi abbiamo iniziato prima con Mimmo e poi ancora con Lia, quando nacque Radio Antenna Capri, la prima radio, un concorso sui vini. Quindi praticamente abbiamo una grande familiarità. Prima era con Mimmo, poi è rimasta con la mamma, poi è rimasta messa con i figli. Quindi questi docenti, perché poi Lia dobbiamo dire che ha scritto tutti tantissimi libri per queste scuole alberghiere, i giovani si sono diplomati con i libri di Lia Ferretti. È stata una cosa. È vero. Un applauso, perché è anche autore di libri, Piero, il dottor Piero Ferretti. È di vero. Benissimo, poi il Balman è quello che praticamente deve, giustamente come diceva Piero prima, accogliere, avvicinare, come faceva per esempio Alfonso Cascella, che è stato per più anni
il vicepresidente nazionale dell'AIBES e nel sud dell'Ardeco, dove lui esprimeva tutta la sua professionalità nel senso di Napoli, lui non si limitava ovviamente a, a servire un cocktail, lui colloquiava col cliente, lo induceva a dire qualcosa che veramente poteva essere gradevole, e da molte volte devo dire lui mi ha confessato che anche dagli stessi clienti parlando ha preso delle ricette, le ha trasformate e poi ha creato delle innovazioni anche nei cocktail. Emblematica è Michela Sandino, per esempio, che io ho visto gareggiare nelle prime gare dell'AIBES nella Parmide, alle quali partecipavo, poi ha lasciato un po' le gare, però si è dedicata all'insegnamento a tempo pieno, e quindi ma era brillante, tanto è vero che io, chi mi conosce sa che quando io scrivo soltanto di quello che veramente vedo e che per me veramente è valido. Per esempio i prodotti della Fabbri, io devo dire che sono dei prodotti veramente validi. Anita Lissona, capo ufficio stampa, quindi mia collega, ma soprattutto una donna che mi ha avvicinato sempre più a quei prodotti che ho conosciuto con l'AIBES, ma che sono andato ancora più a provare e a tastare, perché è inutile per le grandi associazioni, e se si vuole avere un successo in Italia e all'estero, usare i prodotti, come diceva a Napoli, al pezzo tappa. Bene, bene. Allora, grazie dottor De Girolamo, però adesso andremo per un'altra domanda per il dottor Nicola Fabbri, perché in effetti dietro ogni impresa di successo c'è qualcuno che prende una decisione coraggiosa, e lei ha sicuramente un team di competenza, un mix giusto, perché penso che lei organizza questi brainstorming nella sua azienda e dà delle direttive per quello che l'azienda Fabbri vuole. Questa sua competenza l'ha acquisita col tempo, visto che ieri ha detto anche che ha lavorato anche nel settore del barman. Io sono cresciuto professionalmente all'interno di AIBES come rappresentante dei sostenitori. La S della fine vuol dire sostenitori. Noi come azienda siamo stati sostenitori di AIBES dall'inizio, dalla fondazione. E io, quando ho iniziato a lavorare, sono stato mandato in AIBES per rinnovare il rapporto dell'azienda con l'associazione. E quindi io sono cresciuto con i grandi barman di molti anni fa, purtroppo, perché io lavoro da quasi 40 anni. E ho imparato a capire qual è lo stile italiano nell'ospitalità, che va dalla reception alla sala, al bar, al ristorante, a tutto quello che è il dettaglio dell'ospitalità italiana, che è prima nel mondo. Ora, quindi questo è in risposta alla tua domanda. Io ho imparato molto dall'ascoltare, da vivere e da vedere. Oggi ho chiesto di stare in giuria proprio per capire quanto i ragazzi abbiano la voglia di sperimentare, di trovare dei nuovi ingredienti, di trovare delle nuove risposte al bere miscelato, di seguire quella nuova richiesta del mercato di un bere con minor grado alcolico o addirittura analcolico. Grazie dottor Fabbri, un applauso. Però in effetti noi vorremmo concludere questa piacevole chiacchierata, grazie di essere sempre qui presenti come prima volta qui in Campania, penso che sia stata esaustiva questa nostra ospitalità nell'averla qui presente, però adesso diamo un attimo lo spazio a questi grandi barmen che rappresentano il main sponsor Fabbri e ci deliziano con Alessandro Cattani e Gennaro Schiano di questi meravigliosi drinks che oggi hanno preparato per noi. Però voglio venire di là per spendere qualche parola, quindi, per questi drinks che avete preparato. Grazie mille, buongiorno a tutti.
è un, sempre un grandissimo piacere per me venire qui in terra di Napoli e vedere che siete tanti, numerosi, attenti, proiettati verso il futuro. Ora, oggi abbiamo presentato, vi presentiamo un paio di drink, vi invito a condividerveli con le cannucce, non ne abbiamo preparato uno per tutti quanti, ma abbiamo preparato due drink molto importanti perché rappresentano un concetto che va assolutamente sottolineato, approfondito e amplificato, che è il concetto del bere responsabile, del bere consapevole, del bere moderato. Vi presentiamo, sono stato aiutato da un grandissimo giovane barman, beato lui che è giovane, che è Gennaro Schiano. Ho avuto il piacere di conoscerlo meglio in questi giorni, è veramente, veramente una persona speciale. Per chi non lo sapesse, è il campione nazionale Ibis che rappresenterà l'Italia ai campionati mondiali di cocktail a Chengdu in Cina il prossimo novembre. Quindi forza Gennaro. No, prego, può andare signorina. Tanto li racconto a voce i drink. Allora, un drink è totalmente analcolico e vuole essere un twist, come si dice all'estero, un mocktail, ovvero sia un cocktail famoso alcolico in versione analcolica, un caipirosca. Conoscete tutti quanti caipirosca, i giovanissimi, è un drink estremamente di tendenza, nasce, è una, diciamo, un fratellino minore della più famosa caipirinha, che è il cocktail nazionale brasiliano, e normalmente nel caipirosca c'era vodka, noi oggi l'abbiamo sostituita con la voda, che in russo vuol dire acqua, quindi acqua gasata. È un caipirosca al mango, fatto con una polpa di mango ad altissima percentuale di frutta all'interno, che è della nostra linea Mixifruit. E questo perché? Perché è importante comunque anche il bere un analcolico figo, un analcolico di qualità che ci permetta di apprezzare un buon drink senza dimenticarci che comunque sì, bere è un piacere, ma che bisogna comunque farlo con moderazione. Parallelamente, per renderlo un pochettino più aperitivo, quindi anche per coloro che vogliono bere un aperitivo a bassissima gradazione alcolica, l'abbiamo impreziosito con 30 ml, 3 cl del nostro meraviglioso bitter Maren Dry. È un amaricante, quindi un bitter a tutti gli effetti, ideale per l'aperitivo, impreziosito, arricchito dal meraviglioso abbraccio della Marina Fabbri, quindi è un bitter profumato alla Marina Fabbri. Spero che vi piaccia, che ne approfittiate, e per stimolare la vostra fantasia anche nel creare dei drink analcolici o leggermente alcolici di altissima qualità. Grazie Alessandro, un applauso. Quindi abbiamo voluto questo momento per non essere molto tediosi, quindi procediamo in una maniera spedita per quanto riguarda la premiazione. Grazie Alessandro, grazie Gennaro, complimenti per la vostra preparazione, per i vostri...